Buonasera a tutti, siamo qui con Dante e la birra. Dante, manca lo sponsor alla birra, dobbiamo trovare uno È sponsor per la birra. vero, Madison. Se, no, ottimo, ottimo. Quindi grazie, grazie a tutti che già ci state seguendo, vedo già numerosi, solo su un canale, più ci sono gli altri social. Stasera Dante abbiamo un bel tema, due bellissimi ospiti. Parleremo, insomma, del tenere in lungo e in largo a 360 gradi. Filippo Colombo e Luca Bali, per chi ci sta seguendo, per chi non li conoscesse, sono i collaudatori ufficiali delle moto commerciali di Yamaha in Europa. Quindi qualsiasi moto che viene omologata per il mercato europeo e anche oltre, poi ci diranno, passa sotto le loro gambe per il loro manico. E quindi bella, bella, bella puntata. Li introduciamo a Dante, andiamo Vai. direttamente. Ok, carissimi, buonasera, benvenuti e grazie per il vostro tempo. Ciao. Buonasera Ciao a tutti. ragazzi. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ci chiamate da dove siete attualmente? Vai, siamo a Nardò, in Puglia. Vabbè. Siamo qua ovviamente per lavoro. Stiamo Ottimo. facendo Sì, dei test test. come al Dei solito, test. come tutte le case motociclistiche e automobilistiche che vengono da queste parti, diciamo. Assolutamente. Questo è periodo di test per tutti, no? Perché poi i modelli vengono lanciati l'anno prossimo, quindi si fanno i test. Già ci salutano alcune persone che sicuramente conoscete, Angeloni Angeloni Gabriele, Gabriele, sì, Walter Penato. Walter Penato, quindi piano piano seguiamo. Walter dovrebbe essere uno dei ragazzi che viene in Sardegna, ma se non viene perché c'ha male il gomito. Ah, ok. Allora, sentite una cosa, ragazzi, se siete d'accordo, piccola introduzione per chi non vi conoscesse, può iniziare se siete d'accordo Filippo, poi facciamo Luca e poi andiamo sulle domande che ci siamo preparati, più se altre persone, ragazzi, avete delle domande, fatele. Ovviamente non, già vi avverto, ci sono domande che giustamente non possono rispondere. Quindi non fatemi domande su nuovi modelli, su cose speciali, perché non le mostro direttamente, perché giustamente non le possono dire. Quindi facciamo delle domande fattibili, se siete d'accordo, e andiamo. Filippo. Ok, ciao a tutti, io mi chiamo Filippo Colombo, ho sempre fatto questo mestiere, oramai da quando ho cominciato, Gilera, Fantic, e poi dal 1990 sono in Yamaha e tuttora, e da allora non ho più cambiato azienda. E niente, tutto qui, poi magari approfondiremo l'argomento. Ottimo, ottimo. Luca? Ciao a tutti, io sono Luca Balì, lavoro per Yamaha da 24 anni e faccio il collaudatore da 21. Ho cominciato a correre nel cross quando avevo 16 anni per Valenti, qualcuno lo conoscerà, che ai tempi gestiva il motoclub Lissone e aveva questa banda di anche ragazzini che correvano per lui. Quindi la mia passione per l'off-road è nata da lì. E dopodiché, vabbè, negli anni sono passato poi alla velocità, alle moto da GP e poi ho cominciato a lavorare per Yamaha e ho avuto la fortuna di cominciare a fare questo lavoro che sicuramente è uno dei lavori più belli del mondo. Mia moglie, ciao, mia figlia. E ciao Alessia. E niente, è una fortuna perché sicuramente è un gran bel lavoro con pro e contro. Ne avremo modo di discuterne stasera. Sì, ne parleremo alla grande.
Abbiamo nel frattempo mostrato due foto, una di Filippo con l'XT, che con questo Filippo dov'è che hai corso? Ma questa è stata la mia seconda edizione del Transanatolia. Nel 2020 l'ho fatto con il Teneré. Questo, esatto, bellissima, è stata una bellissima esperienza, anche se effettivamente un po' faticosa. Poi l'anno successivo, cioè l'anno scorso, ho tentato di farlo con un XT500, ma è stata un'edizione davvero. Tutto quello che doveva andare male è andato male, quindi alla fine vabbè, posso Sorvoliamo. trovare il peggio, e quindi Esatto. va bene così. Ci saranno altri modi, non lo so, vedremo di inventarci qualcos'altro. Però effettivamente è una grande delusione. Niccolò nel frattempo Pietri Biasi vi saluta, ha Ciao detto Nicolò, che avete fatto un lavoro fantastico. piacere. Ok. Invece tu Luca, questa moto è della Allora, concorrenza, va bene, questa però. moto l'ho comprata nell'89, era un CR 125 dell'87, e nell'89 l'ho usata tutto l'anno per fare da primavera per fare i test, per cominciare a capire come si doveva fare, e poi ho cominciato a correre nel 90 nel campionato cadetti, e ho usato sempre quella. Era una moto un po' datata, se devo essere sincero, perché in quegli anni lì lo sviluppo delle moto da cross è stato molto, molto grande, soprattutto per quello che riguardava le sospensioni. E quindi, insomma, la moto era un po' vecchia. Però diciamo che ho fatto la mia gavetta e mi sono divertito. Enzo è sempre stato bravissimo, è stato. Quel periodo lì me lo ricordo molto, molto bene. Bello. Mi è piaciuto, è stato proprio un bel periodo. Poi lui era un mezzo matto, ci portava in giro per le piste, ci faceva vedere Ottimo. cosa sbagliavamo. No, è stato molto Buono. formativo, devo essere sincero. Ok, ragazzi, se siete d'accordo con Dante, adesso iniziamo un po' di domande che ci siamo preparati un po', abbiamo un po' studiato. E poi ovviamente le persone, come ci siamo detti, se avete delle domande, non fate domande sui nuovi modelli, ragazzi, perché tanto ve le taglio, ok? Con Dante neanche le mostriamo. Non possono rispondere, cioè, ed è anche normale, no? Cioè, non voglio mettere nessuno in difficoltà. Allora, diciamo una cosa. Con Dante avevamo la prima domanda che stavamo pensando, che abbiamo riflettuto e che molti non sanno, ma ovviamente Yamaha è un'azienda giapponese. La prima domanda sarebbe: i collaudatori, quindi si collauda in Italia, cioè non molti lo sanno. Quindi, che cosa ci potete raccontare di Yamaha Italia, che quindi non è solo un'azienda che vende le moto, ma a quanto pare si fa molto di più in Italia? Che cosa ci potete raccontare? No. Allora, una piccola precisazione. Yamaha Italia è un'altra azienda. Diciamo, l'azienda che si occupa di sviluppo per Yamaha in Europa si chiama Wiremarie ed è un'azienda a sé stante. In quell'azienda nascono alcuni modelli, non tutti i modelli. Chiaramente l'azienda, la casa madre YMC, che è in Giappone, produce le moto. Noi facciamo alcune versioni. In questo caso il Teneré è stato disegnato, progettato, collaudato, sviluppato interamente in Wiremarie, cioè in Europa. Chiaramente questo non significa che YMC, cioè la casa madre giapponese, non ha collaborato. In certi momenti c'erano dei joint test comuni dove ci si incontrava, si collaborava, si scambiavano delle idee, ma il progetto è stato portato avanti da YMC in maniera in toto. E quindi è bene ricordare questo.
YMC, cioè in Giappone, fa altre cose, cioè, tipo noi non sappiamo neppure come è fatto un R1, nel senso, dal punto di vista di sviluppo, se ne occupano loro. Noi abbiamo sviluppato quello, il Tracer, l'XSR, quasi tutti quei modelli che poi vengono distribuiti in Europa, diciamo, di media cellulare. Chiaro, chiaro. Bene. Ottimo. Come mai in Italia e non in altre nazioni? Qual è la storia dietro, se potete... Cioè, c'era già qualcosa lì? Allora, sì. Ogni c'erano tre filiali europee Yamaha in Europa, che sono MBK, Yamaha Spagna e Yamaha Italia, che è ex Belgarda, ed erano gli importatori Yamaha, e ognuno aveva una sua, un suo R&D, un suo ufficio tecnico e una sua catena di montaggio, e ognuno sviluppava le proprie moto e le costruiva, quindi ognuna di queste sedi sviluppava e costruiva nella propria produzione le moto, che poi venivano vendute sul mercato europeo, e non solo moto, chiaramente anche gli scooter. E a un certo punto è stato deciso di unificare questi R&D e di farne uno solo europeo. Ora, la questione per cui hanno scelto l'Italia. Non so se è perché comunque noi avevamo dimostrato di avere lavorare in un certo modo, di avere una certa qualità, sicuramente il nostro reparto di stile, giustamente l'italiano aveva un certo rilievo, e quindi diciamo che hanno fatto questo grande centro di sviluppo europeo. Vuoi amare una moto reserve development? Mi sbaglio, o era la vecchia Yamaha Belgarda? Diciamo Yamaha Belgarda, Yamaha Belgarda ha cambiato poi ragione sociale, è diventata Yamaha Italia. E fino a quando noi abbiamo lavorato per l'R&D di Yamaha Italia, anche noi abbiamo fatto parte di Yamaha Italia. In questo momento noi facciamo parte di Yamaha Olanda, perché il reparto di ricerca e sviluppo fa parte di Yamaha Olanda e non di Yamaha Italia. Quindi siamo due realtà differenti. Chiaro che poi lavoriamo tutti a Yamaha, ci conosciamo tutti. Io sono stato da voi e devo dire, per chi non c'è stato, lo dico a chi ci ascolta e non lo sa, penso che è grosso come un quartiere cittadino dove siete voi. un quartiere di una media città. Nello stesso comprensorio ci sono tante sedi di Yamaha diverse, che sono tutte però centralizzate lì. E c'è la sede della Superbike, della MotoGP, ci siamo noi, non lo sapevo, e anche tutta la Yamaha Music, che si è spostata lì. Questo è successo quando purtroppo è stato deciso di non avere più le produzioni di Yamaha Italia e Yamaha Spagna, e la produzione è rimasta solo in MBK, e quindi c'erano tutti gli stabili della produzione. E hanno deciso di far spostare da Milano a lì anche la sede di Yamaha Music, e conosciamo poco, però anche quella deve essere una bella realtà di Yamaha. Ottimo. C'è Pietro Ibasi, che Nicolò, che è caldo, sì, sta scrivendo di tutto e di più, bravissimo. Caldissimo. È caldo, sì, è caldo. Ha detto con la moto, faceva le gare, il giorno dopo poteva andare tranquillamente in ufficio senza essere distrutto. Quindi... Ma io andavo vestito da fuori strada, che giacca e cravatta. vero. Sì. No, sì. Prima, non so, Dante, una che avevamo messo era come è stato deciso
come mai di sviluppare il Tenere 700? Chi lo ha seguito di Yamaha Chi ha in Italia? deciso di costruirlo e chi ha deciso di portare avanti questa storia? Se posso aprire e chiudere una parentesi, io che si parlava, che si voleva, che si sperava che Yamaha rimettesse in moto, no, la macchina del vecchio Tenere, erano 20 anni che si sperava in una cosa del genere, no? Poi un bel giorno è uscito quel prototipo e poi insomma tutto lì è andato avanti. Però se lo dite voi è meglio, io so solo voci di corridoio e basta. Allora, cerco di essere il più sintetico possibile perché dietro alla nascita di una moto c'è un percorso lunghissimo, quindi cerco di essere sintetico, magari saltando qualche passaggio, però comunque cercando di farmi capire. Nel momento stesso che si pensa di ideare una moto, c'è un team che sonda il mercato, ha capacità sia professionali che strumenti di indagine per capire come andrà il mercato nel medio periodo, 3-5 anni. No? Questi uffici sono in Olanda, c'è cioè un team super professionale che fa questo mestiere. No? Il Tenere è nato praticamente lì, l'idea. Dopodiché, chiaramente, bisogna passare dall'idea alla pratica, no? Pratica. A questo punto il progetto è stato affidato, diciamo, a Waimarie, cioè a noi, in quella realtà in cui lavoriamo, e si è cominciato un percorso lunghissimo, perché da lì si comincia a parlare, si fanno riunioni infinite dove si capisce, dove si fissano i target. Piano piano si arriva a definire un'idea, no? Dall'idea si passa a un primo prototipo che può essere di fattibilità, chiamiamolo così. Non è necessariamente un oggetto super definito. Sì, per capire insomma dove andiamo a parare, no? Piano piano poi le cose cominciano sempre a raffinarsi, sempre di più, sempre di più, sempre di più. E alla fine si arriva al prodotto finale. Diciamo che in buona sostanza, con un minimo di sintesi del discorso, questo è il percorso che fanno i veicoli quando vengono costruiti. Passa da un'idea a un'idea, diciamo, più raffinata ancora, ma sempre teorica, a un prototipo, poi se ne fanno di altri, di prototipi sempre più raffinati, fino ad arrivare al prodotto finale. Sempre che tutto vada nel migliore dei modi, delle volte succedono dei topi, delle volte bisogna ritornare indietro, ripensare, ma è il normale processo di sviluppo. Questo è in buona sostanza se la domanda è chi l'ha deciso, è stato deciso da uffici competenti. Rispetto a questa materia, non è che noi, io e Luca, ci siamo alzati una mattina e abbiamo No, no, no. No, chiaro. noi dopo arriviamo anche noi, perché dopo magari poi ci saranno domande più specifiche riguardo al lavoro del collaboratore, ma Chiaro. dopo noi entriamo, diciamo, in maniera pesante nel processo di sviluppo. Una domanda, se possiamo. Queste foto del prototipo, questo era il prototipo, no? Dove eravate? Quindi l'avete portato proprio, insomma, a testare. Bardonecchia su al Col del Sommelier stava Al mandando Col del Sommelier, l'ho riconosciuto, sì. Ci sono andato col Tenere. sì, c'è anche il terzo collaudatore che ha seguito lo sviluppo di questa moto, che ci ha aiutato in alcune fasi, che si chiama Fabio Pergo, che adesso è in pensione, quindi non è qua con noi, ma si sta godendo le sue moto da corsa, perché lui è un super appassionato di off-road. Ah, Corre bene. sia con le moto d'epoca che con le moto moderne, nell'enduro, quindi è un vero super appassionato pilota, vero? E Ottimo. in alcune fasi ci ha dato una mano.
A livello di... È chiaro che il Tenere sta vendendo tanto, no? E con Dante, giusto Dante, questa era un'altra domanda che ci eravamo segnati. Che Io cosa... sembra ogni tanto parlo con qualcuno e qualcuno mi risponde su Facebook e mi tratta come se io fossi uno a cui la moto gliel'hanno data e devo pubblicizzarla. No, io la moto l'ho pagata. L'unica moto che ho pubblicizzato e non ho pagato è l'SVM che per 2 anni me l'hanno data per correre. Però nel Tenere, io quando l'ho scoperta esattamente 3 anni fa a uno Svancarelli che il meccanico di Botturi arriva, gliela scarica così com'era, lui non l'aveva mai vista, gli monta lo strumento e lui parte per la Sardegna con le gomme sue originali, le camere d'aria e tutto. Una sera a cena le vado vicino e gli dico: ma allora, mi fa, se la compri ti diverti come un pazzo. E allora è andata così. Poi ho conosciuto Filippo e insomma anche con lui ho avuto io un buon rapporto e tutto e poi ascolto, a me piace ascoltare, poi ho la mia esperienza, le mie cose, le mie moto, io ho avuto due Yamaha, ho avuto l'ultimo Yamaha 250 VR telaio in acciaio con cui andavo fortissimo, i quattro tempi, ho avuto un 426, ho avuto un 450 VR alluminio, insomma, poi ho avuto K e adesso abbiamo Dante, questo. Dante, però la domanda quindi che dobbiamo fare ai ragazzi è, secondo loro, perché ha successo e che cosa, secondo loro, ha più dei competitor? Il discorso non è brevissimo. Allora, la Lo so, moto cerca è di una essere moto. sintetico, però... No, allora, di sicuro, guarda, questa moto, una delle sue caratteristiche è che anche se tu non hai mai guidato una moto di questo tipo, appena la usi, fai 5 minuti di strada e ti sembra di averla guidata da anni, perché è semplice, è facile da usare, non ti mette in difficoltà per tutta una serie di scelte che sono state fatte e quindi la apprezzi subito per questa cosa. Dopodiché, quello che ti stupisce, e questo secondo me è un grande punto di forza di questa moto, è l'utilizzo sia on che off che puoi fare di questa moto. Perché ricordo quando c'è stato il press test, i giornalisti si stupivano perché dicevano, prima l'avevano provata per strada, e dicevano sì, bella per strada, però di solito le moto che su strada vanno così bene, poi in off-road non vanno tanto bene. E stavano a guardare se noi cambiavamo le regolazioni, o se lo staff comunque che ha seguito il press test cambiava le regolazioni per poterla utilizzare in off-road, come in altri press test hanno fatto altri casi. E mentre invece noi non si cambiava assolutamente nulla e la moto veniva utilizzata in off-road e andava ancora meglio in off-road. Quindi la cosa che ha fatto stupire tutti è questo doppio utilizzo che ti mette comunque a tuo agio in tutte le condizioni. È chiaro che non è una moto da corsa, non è stata sviluppata con l'intento di fare una moto factory ed è una moto che, come tutte le moto che vengono vendute sul mercato per essere utilizzate su strada, in questo caso anche in fuori strada, è ci sono una serie di compromessi che devono essere presi Beh. per poterla utilizzare in tutte e due le condizioni. Una Certo. delle cose che a noi spesso fa ridere è che quando ci viene chiesto o comunque comunicato un certo tipo di veicolo che il product planning ha intenzione di fare, di solito vuole che faccia tutto, quindi che vada su strada, che vada in fuoristrada, che voli e che faccia anche il caffè. E è chiaro che
vabbè, questa è un'estremizzazione, però è ovvio che quando un veicolo deve fare così tante cose, deve avere tutta una serie di soluzioni che però sono comunque un compromesso. Tra virgolette, se uno dovesse fare una moto factory racing o una moto super sportiva di altissima gamma, tu teoricamente potresti prenderti tutto il top di gamma che ti vendono i vari fornitori, l'assembli, e devi essere bravo a fare anche l'aio di sicuro, una ciclistica, però alla fine non devi raggiungere tutta una serie di compromessi che in questo caso sei obbligato ad avere. È venuta una gran bella moto, è una gran bella moto. Secondo me è una cosa che è stata subito capita da noi, è stato il grande potenziale che aveva la moto quando abbiamo provato i primi prototipi. Perché l'avete capito subito? Sì, si capiva subito che la moto era da sviluppare, ovviamente. Però aveva un grandissimo potenziale. Bello. Filippo, qualcosa da aggiungere? Non molto, cioè voglio solo aggiungere una cosa. Sì, è vero che la moto, come tutte le moto, deve per forza sottostare a qualche compromesso. È necessario perché si va incontro a tanti clienti con tante aspettative, tante taglie, tante abilità di guida diverse. Però devo dire che nonostante tutto, magari Corbani, Dante me lo sa dire, ma che Corbani sei con un'inquadratura inquietante. Sì, si è bloccato, si è scaricato la batteria. Quindi non sorprendetevi se cade. Dicevo che appunto ha una curva di apprendimento la moto molto rapida. Come diceva Luca, si fa in fretta a capirla. Però più la guidi, più la spingi un pelino oltre, sempre di più. E questo è un grande vantaggio rispetto a altre moto. Ci sono moto che capisci subito qual è il loro massimo potenziale. Questo qua invece non lo capisci immediatamente. Devi per forza approcciarla giorni dopo giorni, spingerla sempre un po' di più. È come se tu la devi anche imparare, quella moto qui. E più la impari, più la spingi. Più la spingi, più la impari, fino a quando chiaramente arrivi al limite. Gente molto abile, alcune volte riesce a capire qual è il limite del veicolo, che non è infinito, perché appunto non è una moto da corsa, ecco. Chiaro. Quindi, no, però, grazie. Siamo contenti. Ragazzi, la gente è contenta, quindi alla fine l'importante è che la gente sia contenta, dopo, al di là di tutto, e che le moto le vendiamo. Assolutamente, no, e a parte gli scherzi, poi i dati li possiamo commentare. Però, esempio, mi sembra che il mese scorso forse la prima febbraio moto venduta in Spagna. Sì, se non sbaglio. Anch'io qualcosa. Sì, sì, in Italia è sempre lì, è salita addirittura, mi sembra che fosse al quarto posto. Quindi, cioè, le vendite stanno andando bene anche fuori dall'Europa. Poi, ovvio, i dati io non riesco a trovarli bene nei giornali, però ha iniziato a vendere anche fuori dall'Europa, che va benissimo. Nel frattempo Dante si collegherà, quindi ci sono delle domande che sicuramente Dante vuole fare ed è anche la persona più opportuna. Io, se siete d'accordo, inizierei a parlare del ruolo del collaudatore. Sì, assolutamente. Cioè, che cosa... per chi non lo conosce, e la maggior parte non lavorano nelle case motociclistiche, quindi possono intuire, ma non sanno, che cosa ci potete dire il ruolo del collaudatore nella fase di sviluppo, quando viene coinvolto, quali sono, insomma, la job, no?
Vai, vai, vai. Allora, guarda, noi veniamo coinvolti e questa è una cosa che abbiamo anche voluto, tra virgolette, veniamo coinvolti subito dai target che deve avere la moto che si vuole costruire. E chiaramente ci viene chiesta una valutazione, secondo noi, anche secondo noi chiaramente, di quali dovrebbero essere. E, vabbè, te la spiego in maniera abbastanza veloce. Dopodiché veniamo interpellati anche nella fase di clay, che è quando viene costruito il veicolo con quella specie di pongo, tra virgolette, creta e legno, Ah. perché noi abbiamo la possibilità comunque di provare staticamente il veicolo e capire se in quella fase ci sono o possono esserci delle problematiche di ergonomia, Esatto. ovviamente tranne la sella, e quindi cercare di aggiustare qualcosa già da quella fase lì, perché poi dopo comunque vengono lanciate le matematiche, vengono fatti stampi, cose, quindi Certo. diventa poi difficoltoso e costoso fare modifiche. È arrivato. Sì, è arrivato due volte, quindi mo Mi dobbiamo sei scegliere una. sbagliato un'altra volta, dai. E Aspetta. per cui diciamo che Eccomi. eccolo, Ecco eccolo. io qui, dove sei? Ma vi vedevo col cellulare, ma voi non mi vedevate, allora ho di nuovo cambiato. Quindi la parte iniziale è molto molto importante, la parte iniziale in cui noi veniamo coinvolti, perché è la parte in cui noi cerchiamo di capire che cosa si ha intenzione di costruire e cerchiamo di coordinarci, io e Filippo, per focalizzarci su quale tipo di veicolo deve essere prodotto e che cosa deve fare, e quindi cerchiamo di avere comunque una linea di sviluppo comune, che è una cosa importantissima, perché chiaramente se non vengono date queste basi, noi, vabbè, lo diciamo sempre scherzando, però se lui dovesse sviluppare una moto senza indicazioni, farebbe una moto per la Dakar, io farei una moto da Gran Premio, quindi sarebbe una bella difficoltà, no? Quindi la nostra forza, secondo me, è anche questa, che comunque io e Filippo lavoriamo insieme da tanti anni e ci capiamo molto bene, abbiamo stili di guida differenti e corporature, taglie differenti, anche questo comunque è una cosa molto importante. Però vabbè, a prescindere da questo, l'inizio dello sviluppo è questo qui, proprio la parte iniziale dello sviluppo. Dopodiché, ok, vengono fatti, come diceva Filippo, i primi prototipi, rido perché oggi ci stavo pensando e mi ricordavo a quando si facevano in Yamaha Italia e Belgarda, e questa cosa è cambiata parecchio nel nostro mestiere, perché comunque adesso vengono utilizzate molto le plastiche in prototipazione rapida, che vengono create da matematiche che vengono scansionate dai clay, e mentre invece ai tempi mi ricordo che si utilizzavano plastiche magari di moto già in di produzione, tagliate, raffazzonate, quindi certe volte vedevi il prototipo che dovevi guidare e dicevi: minchia, che cagata, scusate la parola. Però sì, è diventata una cosa un po' più professionale, però diciamo che è un po' meno affascinante da questo punto di vista, perché ai tempi facevamo un po' di più, magari c'era una volta in cui si costruivano proprio i prototipi, li dovevamo costruire proprio noi che facevamo i collaudi. Adesso invece va bene, la OEMR è più grande, ci sono molte più persone, ci sono divisioni adibite a cose differenti anche queste. Scusa Fabrizio, c'è stata una domanda che chiedeva se durante le fasi di sforzo
vengono ridotte la quantità dell'olio e del liquido di raffreddamento. No, allora noi nelle moto onestamente le trattiamo davvero male. Ci sono dei test dove effettivamente le brutalizziamo notevolmente. Io so di aziende che sono arrivate al punto di verificare qual è il limite di sopportazione del motore riducendo la quantità di olio. Noi non abbiamo mai fatto questo tipo di prove qui, però ti assicuro che facciamo delle prove dove le moto, quando hanno finito, non dico che sono da buttare perché non sono da buttare, ma sono belle affaticate. Assolutamente. Si smontano e si vede no? Cos'è da migliorare? Sì, no, esatto. Io qua, Filippo, una domanda, se posso. Adesso non, è quasi, no, 40 anni che tu fai il collaudatore. Se compari quando facevate i test anche nelle vecchie case dove eri, ad oggi, i test che vengono fatti, cioè il lavoro è cambiato tanto, oppure ci sono, come si... Sono due mondi distantissimi. Oramai, se ci riflettete, non esistono più moto che hanno gravi problemi. Esatto. Difficilmente. Se è molto molto raro che viene messa in produzione o in vendita una moto con dei gravi problemi strutturali o dinamici. Perché gli strumenti che hanno a disposizione i progettisti, i tecnici di laboratorio, simulazioni statiche, analisi strutturali, fanno in maniera che non possano accadere certe cose, non si potrà mai rompere un telaio. Altra cosa è parlare, sì, ma questa alla fine non è che una moto perché non si rompe è una buona moto. Sembra è un discorso un po' complesso. Allora era quasi tutto, ruotava quasi tutto intorno al genio del progettista che con strumenti tecnici anche molto primitivi, una volta non c'erano computer, non c'erano analisi FEM, non c'era nulla. Si inventava un telaio perché aveva le sue idee, un genio da questo punto di vista. E poi il collaudatore che faceva la messa a punto del veicolo, ma sempre con strumenti molto primitivi. Oggi, appunto, c'è una tecnologia che è molto più spinta, però paradossalmente il ruolo del collaudatore in ultima analisi è sempre quello, perché non esistono, purtroppo per fortuna, non esistono strumenti che ti possano aiutare a decidere il feeling che deve dare una moto. Non ci sono. C'è un team, adesso non solo noi, ci sono dei target dove si vuole andare a parare, ci sono un team che deve comprendere quando parli che cosa intendi e non è una cosa proprio semplice, onestamente. E poi c'è il test team che ha una sua idea di come raggiungere certi target e chiaramente cerca di raggiungerli, tutto lì. Il ruolo sono due mondi diversi, 40, 30 anni fa, ma anche 20 anni fa, io sono convinto. Era tutta un'altra cosa. Ora, se Assolutamente. hai un problema, puoi analizzarlo, puoi quasi farlo diventare qualcosa di oggettivo, anche in termini di numeri. Quasi, quasi. Ma ci sono i banchi statici di test, cosa impensabile solo 20 anni fa, arrivano dalle auto, queste cose qui sono investimenti davvero grandissimi. E niente, tutto lì Chiaro. non sono due mondi che si possono confrontare. Comunque, quello che possiamo dire è che la digitalizzazione non agevolato, vi aiuta quindi Sicuro. a capire meglio
e a sostenere quando dati un feedback, no? Sì, no, sicuramente, sicuramente. Cioè, anche il nostro ruolo, ma in generale, oramai un collaudatore, un tester, deve essere in grado di interpretare delle curve, deve capire cosa succede nelle varie dinamiche, non è più solo andare in moto, esatto. È anche quello, ma sì. Fronte a un ipotetico problema dove si hanno dei dati acquisiti, devi essere in grado di valutarlo, di farti un'idea se quello che hai in mente può essere fatto o non può essere fatto, se i miglioramenti sono riscontrabili anche da quel punto di vista, se il tuo feeling è supportato da anche dati, hai capito? Esatto. Quindi è stato molto più, diciamo, più professionale, ecco, se si può dire così, hai bisogno di più conoscenze ora, ecco. Ottimo, ottimo. Dante, c'è qualcosa durante la fase di collaudo del Teneré che vi ha fatto fare uno step e avete detto questo non va bene, dobbiamo rivederlo? Cioè, se posso chiedere, poi come sempre, se si può rispondere si risponde, se non si può rispondere si fa un bel sorriso e si passa alla domanda successiva, no? Nel senso che quando è stato fatto vedere il primo prototipo, no? In una delle tante fiere, penso all'ECMA, è passato forse un po' troppo tempo dal prototipo al modello che è andato in produzione, o mi sbaglio? O quelli erano i tempi? Perché qualcuno si lamentava, voleva la Yamaha e la Yamaha non veniva fuori. Allora, noi avevamo degli obiettivi. Fino a quando... È bella, eh? Fabrizio, è bella questa domanda, eh? Fino a quando non siamo stati certi di avvicinarsi agli obiettivi che non solo noi, ma tutto il team si era prefissato, abbiamo continuato a lavorare. Quindi in questo percorso non abbiamo fatto sconti a nessuno, perché sapevamo che questa era una moto importante anche in prospettiva per Yamaha. Quindi sì, non volevamo scendere troppo compromessi e quindi abbiamo fatto molta ricerca, molti tentativi per sondare le potenzialità massime del progetto, e questo gioco forza ha influenzato le tempistiche, ecco, se la vogliamo mettere così. Però alla fine quello che conta è il risultato finale. È vero che si è aspettato un attimo di più, però penso che è stata una mossa corretta, quella di non accontentarsi. Cioè, è vero, alcune volte la pressione era alta perché la gente c'era molta aspettativa, ma fino a quando non abbiamo deciso che il prodotto andava bene, non tanto perché avesse problemi specifici, ma andava bene come feeling di guida. Noi volevamo questo feeling di guida, e fino a quando non l'abbiamo trovato abbiamo continuato a modificare, a lavorare, e questo porta via tanto tempo e molto probabilmente anche nella fase di produzione. Hai visto, Fabrizio, come si fa a dare una bella risposta? Sì. No, ha fatto mala data. No, e un'altra cosa che io voglio aggiungere, perché tu devi sapere che mi stanno messaggiando e purtroppo non posso montare. Io qualcosa leggo, però... Sì, no, però io ve lo posso dire, una battuta per Filippo. Qualcuno mi ha scritto di dirti che Filippo non... aspettava fino a quando è riuscito a impennare col Teneré, perché c'è una famosa foto dove lui impenna e quindi no, quello era il prototipo, era il T7. Esatto, col prototipo me la ricordo, c'erano gli ingegneri che avevano i capelli bianchi. Io è la prima cosa che faccio, devo fare una penna, ma dietro la penna c'è tanta roba. Vi faccio una domanda, non l'abbiamo studiata ma è carina, per cui sicuramente potrete rispondere, ma cosa avete pensato dentro di voi quando avete visto Paul Tarres fare quelle cose col Teneré? Questa è bella. Io
sono rimasto impressionato, se devo essere sincero. Infatti, poi quando ci siamo trovati una volta, gliel'ho anche detto, e gli ho detto: ma lui ci ha fatto un sacco di complimenti, perché a lui la Tenere piace un sacco, ed è a suo dire la moto perfetta, che ti dà subito feeling, e gli è venuto di cominciare a fare questi numeri incredibili. Ma io tutte le volte che vedevo un filmato ero allibito. Allibito? Ma ne fa di cotte di peggio. No, ma neanche se mi pagano molto, molto, molto di più provo a farle. Ce n'è uno che secondo me ha rischiato veramente di ammazzarsi. No. Io vi sono cagato, io guardavo, ero terrorizzato per lui. E se cade... No. È un extraterrestre, ma poi comunque lui è alto, forte, muscoloso, cioè ha la corporatura anche giusta per fare certe cose. Quello se la solleva, quello se si incazza, ragazzi, solleva da solo è una tecnica esagerata. Sai che c'è chi ha la tecnica, no? Sopperisce con la tecnica e magari non ha il fisico. C'è chi ha il fisico e non ha la tecnica, questo qua ce li ha tutti e due, zio Fanale. No, vabbè, ma lui è bravo, ma poi lui viene dal trial, è un cultore del fisico, si allena, perché per fare quelle cose lì devi avere un fisico che devi essere davvero fatto di ferro. È bella, comunque la coppiata di lui e di Botturi a me è piaciuta tanto. Bella. Sì, no, speriamo che adesso, guarda che vada bene. Sì. Adesso c'è anche Nicolò dentro, che detto così, Nicolò, no, è uno di noi, no? È uno che ha il suo lavoro, ha il suo mestiere, da lunedì a venerdì fa il suo mestiere e poi sabato e domenica prende la moto. E questo è molto bello, perché vuol dire che, cioè, uno come Nicolò, uno di noi, che bravo e tutto, minchia, adesso è assieme a questi due e faranno belle cose. Bello, piace. Bello, sì. Veramente. No, anche la scelta di questi. Scusatemi, se no dopo mi passa di mente. Volevamo salutare, tutti i colleghi. Va bene, chiaro. Quelli sono tutti i colleghi. Però una persona in particolare che sarebbe il Testing Project Chief, è quello che coordina le nostre attività, che si chiama Paolo Barla. Lo conosciamo da tantissimi anni, quindi è giusto che venga citato, perché noi lo facciamo sempre tribunare, lui si arrabbia, noi ci arrabbiamo, poi ci mandiamo a quel paese, insomma, dopo riprende tutto, ma è così, quindi lo vogliamo salutare, perché è davvero, senza di lui questa moto non sarebbe stata quella che è. Vedi guarda, qua Dante facciamo un patto, se siete d'accordo, per salutare Paolo, come verrà ufficializzato il lancio del World Raid, organizziamo un'altra diretta con voi e Paolo, ok? devi prepararti però a fare la diretta con Paolo, perché lui parte a raccontarti delle cose dal 1950. Va bene. Una diretta di almeno 3 ore, minimo. Va bene, ciao Paolo. Ciao Paolo, vai, questa è la domanda, lo so, di Dante, prima poi di andare, visto che ci siamo, falla. Quale? Che cosa? Della World Raid? Esatto, che vuoi sapere? Cosa vuoi che gli chieda? Non mi possono dire niente, no, ho saputo più dal mio concessionario che da loro. Cosa potete dire? Potete dire di quella motina lì? Così. Almeno io provo a rispondere, dopo un pezzo lo farà anche Luca. Allora, primo premesso, la moto non è ancora stata provata, da un punto di vista dinamico non è stata provata, no, sto parlando affidata a giornalisti, ok, quindi è nuova, di zecca. Chiaramente io non me la sento di adesso star qui a dire va bene, fa questo, fa quell'altro, anche perché è come
È come chiedere all'oste se lì il vino è buono, ti dirà sempre che è buono. Il suo vino è sempre buono. Va bene, meno male, non sono contento, grazie Dante. Quindi da quel punto di vista lì non vorrei, non entrerei neanche nell'argomento. Cioè, quando la moto verrà provata, i giornalisti diranno quello che deve dire, poi la proverà Dante, farà una trasmissione ad hoc per fare una... Per noi poveracci. No, vabbè. No. Vabbè. Come, diciamo come, noi quelli che la paghiamo, dai, mettiamola così. Noi quelli come che la paghiamo. Si può dire qualcosa anche lì, perché la moto è stata presentata, è stata fatta, sono stati fatti dei filmati, quindi la gente ha già capito più o meno cosa ruota intorno a questa moto, no? Si voleva in qualche misura, io credo, anche tornare ai vecchi tenere, quelli con i serbatoi grandi, no? Ma chiaramente con uno spirito moderno, no? E da qui sono i due tappi, da qui una strumentazione davvero particolare che è stata presentata, quindi non credo di svelare nulla. No. I due trip, abbiamo fatto un lavoro che secondo me è spettacolare. Sono proprio curioso di capire come lo recepirà il pubblico, perché per me è stato fatto un gran bel lavoro. Sono bello, bello, bello. Da un punto di vista tecnico si è migliorato ancora con le sospensioni che sono leggermente concorse più lunghe, così, ma il modo, il feeling di guida resta quello del Tenere. Ed è questa stata la sfida. Bene, bene, bene. Poi se uno la vuole usare su strada può tranquillamente usarla su strada, ha più autonomia, ma noi siamo particolarmente fiduciosi che quando verrà provata, nonostante le dimensioni, la gente sarà molto contenta di aver comprato questo oggetto. Che poi ma... la prende allora giustamente, forse magari qualche piccola critica guardando le foto, qualcuno ha detto ma è bella larga, non è come il T7 normale, però se la paragoni a un 790, a un 890, forse è più largo il 790 all'890. È più larga del T7 perché chiaramente il serbatoio è più grande, deve contenere più grande. Da qualche parte bisognava metterla la benzina. Da qualche parte la benzina devi mettere, no? E quindi chiaramente è più larga del T7, però sicuramente nonostante le dimensioni siano più importanti, il peso sia più alto, ti assicuro che quando poi avrai la possibilità di guidarla ci dirai cosa ne pensi, perché resterai stupito. Luca, Filippo l'ha già comprata, cioè sta aspettando. Ce l'ha detto che l'ha già comprata. L'ho già ordinata da Mercandelli a Casale, la prima che arriva è la mia. No, ma sono convinto, sono fiducioso che verrà recepita bene. Uno non si deve fare spaventare dalle dimensioni, che sono chiaramente più importanti, come ha detto Luca. Ma quando sei su e guardi la strada, scompare tutto e alla fine ti sembra di guidare il Tenere. Bene, 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 bene. Sono estremamente felice, la porterò subito in Sardegna. Ah, è il suo posto. Più vai forte, meglio è. Guarda, noi volevamo comunque mantenere il fatto che come il Tenere 700 e come praticamente tutte le moto che sviluppiamo io e Filippo doveva trasmetterti un bel feeling e comunque una grande emozione nel guidarla, che è quello che comunque ti trasmette anche il Tenere 700. Capita spesso di provare moto che sono di altre case, perché poi chiaramente questa domanda qua ho visto che volevate farcela, e noi ovviamente proviamo le moto della concorrenza,
e capita spesso di provare delle moto che sono soprattutto di una casa, io dico sono perfette in tutto e per tutto, però mi trasmettono meno emozioni. E un grande punto positivo di Yamaha, secondo me, è che nei veicoli che sviluppa e che dà al pubblico, ti trasmettono sempre qualche cosa. È vero, certo. Ti diverte nel guidarle, e questa è una cosa che secondo me è essenziale nella guida di una moto, perché comunque se non ti diverti guidando una moto, cavolo. È vero. Luca, due domande. Vedrai Dante che sarai contento. Bene, bene. Sono già stato un'altra volta, bene. Dante, mi sa. Bene. Due domandine. Tutti. Come? Boh, ci siamo. Ah, ci siamo? Siete? Sì, io vi sento, non vi vedo, ma vi sento. Ah no, noi vi vediamo tutti e due. Sì. Ok, due domandine. Una tecnica, se potete rispondere, perché qualcuno ha chiesto, ma anch'io ce l'ho questa idea che volevo chiedere, e che era se i due serbatoi sono completamente distinti uno dall'altro oppure hanno un collegamento. No, hanno un collegamento. Ok, hanno perfetto. Un collegamento, c'è una valvola addirittura elettronica che... insomma, regola il modo con cui la benzina passa da una parte o dall'altra. Comunque sono collegati. Bene, anche per cui solo da una parte. C'è una pompa sola, allora a questo punto lo dico. Così, non, cioè, devono per forza esserlo. Perfetto. Perché avevo commentato qualcuno che diceva che non erano collegati e quindi quando si svuotava un serbatoio c'era il peso tutto da una parte. In realtà la benzina resta sempre livellata, è stato fatto apposta per questo. Bene. L'altra domanda l'ha fatta uno dei ragazzi, che l'ha fatta anche prima, è quella che chiedeva se Boano ha collaborato alla nuova versione, ma io aggiungo invece se, o sì o no, adesso risponderete voi, e invece quanto c'è anche magari lo zampino di Botturi in tutto questo. No, Boano non c'entra niente con il processo di sviluppo, almeno a quanto ne so io non c'entra nulla. Botturi è, diciamo, si è approcciato alla moto quando la moto era già in una fase avanzata di sviluppo, molto avanzata. Siamo venuti qui a provare mentre lui faceva delle attività per mettere a punto la moto da corsa qui, e chiaramente c'è stato uno scambio di opinioni, ne abbiamo beneficiato penso tutti, noi e anche lui. Bello. Cioè, ha avuto modo di conoscere alcuni dettagli, noi invece abbiamo avuto modo di, diciamo, vedere alcune tecniche di sviluppo, anche se sono legate alle corse. Quindi sì, è stata una cosa importante per noi, per lui, e speriamo anche che continui. Bene, bene, molto bene. Perché... Niccolò Pietribiasi l'ha già provata, se ci sta seguendo in linea ci può anche rispondere. Voi Luca e Filippo sapete se Niccolò l'ha già... Non credo. In ogni caso non lo so. Non credo, perché la moto non è stata ancora provata da nessuno, tranne che da me, Luca, okay. Poi il collaudatore ufficiale di YMC, YMI. Quindi una manciata di persone, 6-7 persone al massimo hanno provato la moto. Allora... Allora ha ragione il mio concessionario a dirmi che mi arriva a maggio la moto. Sai che non lo so, penso che onestamente i tempi di produzione, mi fai una domanda a cui non riesco a dare. Chiaro. Nel senso, penso che
anche perché non so ancora quando verrà presentata, onestamente. Chiaro. Viene prodotto in Francia, giusto, Filippo? Sì. MBK. Viene prodotto in Francia. Cioè, moto.it, vabbè, non l'hanno provata, sì. Ma oppure non ho capito se chi ha scritto l'articolo ha provato o non ha provato la moto, ce l'ha in copertina e non l'hanno provata. No. Credo che probabilmente è un comunicato che viene sì. Ma poi sai tanto puoi dire guardandola la moto, eh? Sì, beh, puoi guardarla, vabbè, c'è stato anche il taser ufficiale, insomma, quelle cose lì, ma provata dinamicamente non credo che l'abbia provata nessuno. Raga, se siete d'accordo passiamo alle domande sul collaudatore. Una delle domande, per chi non conosce la professione della maggior parte di noi, abbiamo capito, avete parlato dello sviluppo, avete parlato di come dei vari test, di come cambiate, ma qual è la vostra giornata tipo e le qualità che deve avere una persona per fare il collaudatore? Io mi immagino che, speriamo ci siano dei ragazzi che non come noi già anziani vogliono iniziare questo mestiere, che cosa gli potete raccontare? Rispondete alla giornata tipo, dai, che io rispondo a quell'altra. Allora, beh, la giornata tipo chiaramente dipende che tipo di test devi fare. Ci sono volte in cui devi uscire a fare dei test, ci sono delle volte in cui devi fare delle cose interne e all'interno dell'azienda. E per cui diciamo che la giornata tipo è molto diversa a seconda dell'attività che tu devi fare, a seconda che tu debba fare semplicemente dei test piuttosto che tu debba fare una prova di durata, e piuttosto che tu debba fare dei test al banco o comunque dei lavori in officina per preparare le moto che devono fare determinati test. E quindi la giornata tipo è abbastanza varia. Non è come tanti pensano, è come tante persone che mi chiedevano cosa facevo e io gli dicevo faccio il collaudatore, tutti mi dicevano ah, come sei fortunato, sei sempre in giro in moto. In realtà non è proprio sempre così, nel senso che certo, sei in giro in moto, stai facendo dei test, una delle cose che non la metto nei lati negativi, però è una cosa che secondo me quando fai il collaudatore un po' perdi, è il fatto che ti stai godendo l'andare in giro in moto, la sensazione di grande libertà che ti dà quando vai in moto, perché comunque quando hai una moto tua pensi soltanto a dove devi andare, a goderti il panorama, a farti un giro, piuttosto che quando sei in pista a girare. Noi quando stiamo facendo un lavoro siamo sempre, tranne quando facciamo le prove di endurance, però quando poi siamo in giro in moto a fare dei test, noi siamo sempre concentrati su quello che stiamo collaudando, quindi capita molto spesso che sei talmente concentrato su quello che stai testando che neanche ti poni il problema di sono in montagna, guarda che bel panorama, piuttosto che lago, quello che è, no? Per cui è una delle cose molto importanti essere concentrati su quello che tu stai facendo e che cosa stai testando, perché la tua concentrazione ti fa avere i feedback e i feeling che richiede questo mestiere, e certo. Quindi se vai in giro e pensi che bella giornata. Che bel panorama, mi fermo, faccio due foto. No, ma capita quello, perché guarda, quando poi sei in giro a fare di endurance succede anche quello. Quando esci per fare le prove di endurance è bello, perché comunque tu riesci a utilizzare il veicolo valutandolo nel suo insieme, no? E quindi capisci come sta andando in generale e come sta andando il lavoro che è stato fatto dietro a quel veicolo, e non soltanto concentrandosi su una cosa in particolare. Io
Io qua, se posso, una domanda a Filippo, ma quindi dove voi lavorate, cosa avete sviluppato? Dei percorsi negli anni standard dove poter sia percorrere i chilometri, ma allo stesso tempo testare le varie capacità? Dipende, nel senso non c'è una, non si è così rigidi di fatto. Ci sono alcune prove che sono rigide perché devono sottostare a dei test, devono sottostare a delle regole, tipo, non lo so, le prove di affaticamento dove si cerca di fare molti chilometri. Sono, diciamo, abbastanza rigide, nel senso bisogna fare certo, un certo numero di chilometri in una maniera, un altro in un'altra, cioè in questo senso. La fase di sviluppo invece è un pochettino più, diciamo, duttile la cosa. Dipende cosa devi andare a migliorare, testare e poi adatti i percorsi, anche perché è controproducente nella fase di sviluppo fermarsi a dei percorsi predeterminati. Perché? Perché è facile che magari tu ti adatti alla moto, impari troppo il percorso, cominci ad avere una guida meno naturale, ti distanzi un attimo da poi dal cliente, dall'uso che ne farà il cliente. Quindi a seconda di cosa dobbiamo provare, delle volte ti si muove, dopo è chiaro che non è che possiamo andare in giro per il mondo. Però andiamo a Bardonecchia piuttosto che veniamo qui, andiamo in un luogo, poi andiamo in un altro. Si cerca di immaginare le varie usi che i clienti faranno di questa moto. Ed è una anche delle qualità che dicevi, devi avere, nel senso devi avere la capacità di vedere il prodotto non tanto solo dal tuo punto di vista, ma dal punto di vista del cliente. È vero, il cliente magari non ha la capacità di analizzare le cose in maniera così specifica, ma alla fine il risultato finale del suo test è quello reale. Se lui dice che la moto è bella, è bella. Se no, hai sbagliato qualcosa. Non c'è niente da fare. L'ultimo giudice è il cliente. Potrà magari esprimersi male, confondere le cose, non c'è dubbio, ma se il cliente non piace la moto è perché tu hai commesso un errore, o tu o il processo di sviluppo non ha tenuto conto di qualche cosa che doveva essere tenuto in considerazione. Quindi forse una delle qualità maggiori che deve avere un tester è restare con gli occhi fissi sulla palla. E c'è poco da fare. Devi avere questa capacità, devi avere la capacità di anche delle volte lottare per un'idea che ti sei messo in testa. Ci sono tanti aspetti che non abbiamo detto, ma che bisogna tenere in considerazione: costi, tempi, una miriade di cose. E alcune volte sei solo tu quello che con la tua convinzione dici no, bisogna farla così. Ma non è detto che succeda, eh? Più delle volte non succeda, devi lottare, quindi forse è una delle cose che è più necessario tenere a mente. Non devi avere paura di fare discussioni. No, chiaro, chiaro, chiaro. Posso fare una domanda a Fabrizio? Devi, Dante. Allora, sia a Luca che a Filippo, a tutti e due, logicamente senza nominare nessuno. In generale, cosa pensate di tutti questi nuovi modelli dei competitor che sono venuti fuori, in questo ultimo periodo? Guarda, comincio io. Secondo me la competizione è una cosa positivissima, positivissima, Ma certo. perché spinge tutti a migliorarsi, ad avere prodotti più facili, più economici, più affidabili, più performanti, quindi è positivissima. Chiaramente poi le aziende interpretano i prodotti anche considerando la loro filosofia di progetto, no? Giù è giusto che sia così. Quindi la Honda ha una sua storia, ha un suo stile di progettazione,
Ducati la stessa cosa. Ducati la stessa cosa. Aprilia nella stessa cosa, la stessa cosa. Noi siamo contenti perché abbiamo aperto effettivamente un mercato. E questo è bello, è bello. Dopo non abbiamo paura della competizione. Ma certo. Sai la cosa bella, che posso dire una cosa, di tutte queste moto, questi modelli che sono nati e che stanno nascendo, sono entrati in un segmento ognuno con, come hai detto tu, con la propria linea, cioè non ci si è scoppiazzati, hai capito? No, è vero. Non ci si è scoppiazzati, se non magari per piccoli particolari o quant'altro. Ognuno ha cercato poi di fare la sua linea col motore che aveva, con la disposizione e tutto, però insomma io le ho viste tutte, c'è quella che mi piace di più, c'è quella che mi piace di meno, c'è quella che costa molto di più, c'è quella che costa molto di meno, però insomma poi giustamente questo fa bene a tutti, fa bene al mercato, fa bene alle vendite, fa bene a tutti. Sì, fa bene a tutti. La concorrenza è una cosa non solo nelle moto, dovrebbe essere estesa a qualsiasi cosa, perché certamente sì. Restare competitivo. Sì. Voi ne faccio un'altra, anche se non vi riguarda direttamente, però magari vi siete fatti la vostra opinione e logicamente potete dire quello che potete dire, io lo capisco perfettamente, ma ne abbiamo già parlato io e Fabrizio assieme. Cosa pensate, sia Luca sia Filippo, di questa nuova linea che ha intrapreso Yamaha per quanto riguarda le competizioni, parlando di ritiro della Dakar e concentrarsi sugli eventi del Teneré? No, vai. È una, scusami, faccio semplicemente una premessa che almeno io la trovo una scelta molto molto azzeccata, anche perché comunque Yamaha vuole spingere i veicoli che sta producendo, e mentre purtroppo ultimamente nella Dakar venivano utilizzate moto che non erano prototipi, e quindi non aveva più tutto questo gran senso fare questa operazione, in particolare in questo momento in cui è stata fatta la Teneré, è stato fatto il World Ride, e quindi c'è bisogno di spingere questi veicoli, nonostante il Teneré ha successo, il World Ride vedremo, però è una strada molto 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 corretta, secondo me. Sai chi ne avrà come posso dire, chi ne avrà grande beneficio, a prescindere il discorso di queste scelte? Ne avrà tanto beneficio tutte quelle competizioni più o meno importanti che accetteranno come moto anche i bicilindriche, per cui l'Africa Eco Race, che se tu parli con uno che non è un grande appassionato non sa di che cosa stai parlando, ok, però è la vecchia Parigi-Dakar, no? La gara che si corre in Africa, che arriva al Lago Rosa, e secondo me ne avrà tanto beneficio, perché sono convinto che se non quest'anno, il prossimo anno, poi discorso Covid, discorso un sacco di problematiche, ma avrà tanto 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 successo, non solo a livello nostro, no, di vendita di persone che andranno a correre, ma anche a livello mediatico, televisivo, ne parleranno, insomma secondo me tornerà un pochettino in auge quella tipologia di gara che Botturi ha già corso e ha già vinto, e ci saranno tante di quelle moto lì che andranno a fare, di queste moto che andranno a fare quel tipo di gara. E a me onestamente, anche se capisco le scelte, le ha spiegate Luca,
sono comprensibili, oramai la gara, la Dakar è diventata una cosa così estrema che non so, forse si è allontanato dalle origini, ha fatto tanta strada, però anche qui è normale che il percorso sarebbe stato questo, cioè è nata come una grande avventura, come una grande esperienza sia di vita che di competizione, ma poi come tutte le cose muta, ma è normale, è inutile fare il bacchettone. Yamaha ha È fatto vero, questa scelta, la comprendo, ma sapere che non c'è più una Yamaha ufficiale alla prossima Dakar, porca miseria, mi fa un è vero, pochettino. quello sì, quello sì. Io Però se analizzi cosa vende, cosa ha di Yamaha che vende, che ma VR senza che dubbio, dal punto di vista commerciale la scelta è talmente chiara che è chiara. dal punto di vista di io che sono legato a quella gara lì, mi piacciono, ne ho tante di quelle moto lì, sapere che non ci sarà più una Yamaha ufficiale, alzarsi la mattina e vedere porca miseria dov'è che è col track e vedere dove si piazzano È vero, è vero, fa un po' specie, è spero vero. che la Dakar muti però anche e piano piano diventi qualche cosa più vicina ai prodotti, diciamo, di cui abbiamo parlato prima, no? Ma stai certo che, guarda, è una questione di qualche anno, poi anche quei prodotti lì muteranno. È nell'ordine delle cose. Tu hai fatto gare, lo sai, è inutile stare a. No, non c'è una soluzione. Le gare sono fatte così. Per vincere. E poi giusto, guarda, l'ho capito quest'anno dalle KTM ufficiali che, a differenza dei modelli commerciali che hanno venduto fino a ieri, dove il telaio a tralicci è diventato telaio del cross leggermente modificato, perché effettivamente i primi 10 fanno una manchetta cross. Ah, Solo sì. che è lunga 6 ore. Ma no, io quando vedo le classifiche vedo distacchi da qualche secondo, ho Esatto. detto, c'è qualcosa che abbiamo perso il contatto con quella gara lì. Però è nell'ordine delle cose, non dico così No, perché. poi molto bella, io l'ho seguita tutta, mi è Certo. piaciuta. Quest'anno, dal mio punto di vista, è stata dura. Perché hanno queste problematiche di partire alle 5 del mattino, fare 200 km di trasferimento a 0 gradi, dove, cioè, mica altro che una prova di endurance, no? Cioè, veramente faticoso. Però, Era poi, però. l'anno giusto, se Van Beveren non perde l'ultimo waypoint, si ritira, la Yamaha si ritirava con una vittoria. È stato un anno Certo, sfortunato, mi ma spiace negli ultimi 4 anni poteva vincere 2 volte. per lui. Sì, L'altra volta si è fatto male, forse ha esagerato, ma aveva mezz'ora di vantaggio sul è vero, mancavano secondo, zio due. Panale. Vai un po' più piano. Ma è quando ha fatto il taglio che è rimasto qui dalla cordura di Dune, beh, è destino alla fine quelle cose lì. Lo so, lo so. Non mi Raga, raga, racconti. Non mi racconti niente di nuovo. vi devo interrompere. Lo so che poi Va bene. la chiacchiera prende, io rimarrei ore uguale. Una domanda che ci stava sfuggendo. Tornando al collaudatore, ok? Per chi ci segue, è vero che esiste un patentino? Che cosa, cioè, esiste una certificazione? Cioè, non è che Fabrizio domani si sveglia e fa il collaudatore. Posti. È una cosa davvero complicata questa qua. Come si diventa collaudatore? Devi essere nel momento giusto, al posto giusto, con le conoscenze giuste per entrare e mettere un passo dentro in un reparto di sviluppo. Da lì poi cominci, ma non c'è una scuola dove tu esci e sei collaudatore. E poi una cosa importante,
Molta gente magari si approccia a questo mestiere, molto, credo sì, abbastanza, perché le aziende hanno bisogno di tester, no? Ma alla fine tu sei quello che hai fatto, non so come posso dirlo. L'unica cosa che tu hai da spendere è la tua credibilità. La tua credibilità viene dal passato, da tanti lavori, ma è qualcosa di intangibile, qualcosa di concreto, nel senso, se hai commesso errori, non vai avanti, vieni piano piano, vieni emarginato, comunque vieni, perdi la credibilità. Quindi immaginare una scuola per collaudatori, io non riesco neanche a immaginare come si possa fare. Devi avere la fortuna di entrare in un ambiente con qualcuno che piano piano, per mano, piano piano, non ti spiega, ti fa crescere anche da un punto di vista mentale, perché una grande parte sta nella mente, nell'approccio con cui tu prendi questo lavoro. Tutti siamo collaudatori, chiunque, basta andare in moto. Se fosse solo No, quello. vabbè, però Filippo, una cosa è che comunque internamente all'azienda avete dei corsi, avete delle. No, non c'è nulla Ah. di almeno. Se parliamo allora c'è UMC che fa Esatto, esatto. corsi per i collaudatori, però è è un'altra cosa, nel senso che comunque loro sono l'azienda è concepita in un altro modo. Noi siamo pochi, perché considera che comunque in Waimarie i collaudatori sono sempre stati solo tre, e quindi non c'è neanche la necessità, se devo essere sincero in questo momento, di creare un percorso di questo tipo. Come diceva Filippo, io ti posso fare l'esempio della mia di esperienza. Io ho cominciato a lavorare per Yamaha, lavoravo in produzione, e poi ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare per l'ufficio tecnico che seguiva il collaudo di fine linea della catena di montaggio, e la ricerca e sviluppo faceva parte dell'ufficio tecnico, quindi mi hanno conosciuto, e nel momento in cui uno dei collaudatori è andato in pensione, io mi sono proposto e loro mi hanno Bello. scelto. Quindi, Ha da lì detto bene Filippo, al momento giusto, nell'attimo certo. giusto. Una questione di fortuna sicuramente. Io ero lì nel momento giusto, ed è successa questa cosa, ed è da lì è partito tutto. Poi è vero che dipende molto, quando cominci a fare questo mestiere, dalla tua attitudine personale e da chi come diceva Filippo, ti prende per mano e ti fa imparare questo mestiere, perché alla fine c'è chi lo sa fare bene, c'è chi lo fa, poi ognuno lo fa col suo metodo e con il suo modo di lavorare. E io sinceramente, quando ho cominciato a fare il collaudatore, conoscevo Filippo perché ogni tanto passava dentro in produzione e sentivo le Madonne che tirava in fondo al capannone, e non ero tanto contento di entrare a far parte del reparto dei collaudatori, perché mi stava un po' sulle balle, per essere sincero, ma sono stato veramente molto fortunato, perché comunque lui ha una grandissima esperienza, mi ha fatto imparare un sacco di cose. E lavoriamo bene insieme, quindi ognuno ha la sua testa, ogni tanto si incazza, ma è normale che sia così. È anche giusto che sia così, perché bisogna comunque confrontarsi e cercare di tirare fuori il meglio che si può da tutte le varie situazioni che ti si propongono, no? E quindi sì, Bello, è vero, bello, molto bello. c'è tanto di fortuna. E poi se posso aggiungere una cosa, guarda,
Una cosa, ma credo che valga per tutti i lavori. Uno non deve mai smettere di cercare di imparare. Mai, mai. Anche se hai 30 anni, 40 anni di esperienza. C'è sempre qualcosa che è possibile sapere, migliorare, sperimentare. Noi siamo in un ambiente dove siamo pieni di ingegneri. Certo. Quando parli di un ingegnere devi stare anche attento perché cioè, delle volte lo perdi, no? Ma se hai un po' di volontà, hai possibilità di avere conoscenze illimitate, che al momento magari ti sembrano superflua questa cosa, ma non lo è mai. Quindi tutte le volte che hai la possibilità, domandare, chiedere, assorbire informazioni, dopodiché le puoi elaborare, le puoi usare come vuoi, ma questa è una cosa che non deve mai essere, non devi mai smettere di fare, ma credo che per tutti i mestieri è così, eh? Tutti i mestieri, anche se ti trovi il mestiere che è lontanissimo da te, niente. Vai dal fornitore, com'è il processo di, che ne so, di iniezione della plastica? A me fondamentalmente non è che poi mi interessa più così tanto, Però però stai no. certo che qualche cosa ti rimane, perché nel momento stesso che tu proponi una modifica, hai anche questa informazione, quindi non chiedi una cosa fattibile. In alternativa non avresti questa possibilità. Quindi mai Bello. smettere di cercare, mai. Bello, bello. Dante. Anche nel lavoro, anche nella guida, mai smettere di provare, anche sciocchezze, dire ma sì, ma vediamo. Ma sì, dopo magari la provi, non ti piace, la accantoni, però mai smettere di cercare il dettaglio, la piccola miglioramento, mai smettere, perché Bello. sennò ti chiedi a quel punto qui è finita. Ma anche cercare di capire quali sono dei limiti che tu magari hai perché il tuo stile di guida è diverso da quello di qualcun altro. E quindi cercare di immedesimarti, come si diceva, nella maggioranza della clientela che può utilizzare quel veicolo e in tutti i vari modi in cui può essere utilizzato. E quindi devi aprire sicuramente la tua mente a cose che non faresti normalmente, perché comunque tu hai una certa impostazione, un certo tipo di guida, hai il tuo modo che ti piace di andare in moto, tutta una serie di cose che hai solo tu, però non puoi sviluppare una moto seguendo solo questa strada. Beh, Poi sì. un'ultima cosa, Sì. se non piace a te, stai certo che non piacerà neanche agli altri. La cosa più banale, ma se non piace a te, se a te non scendi e dici porca miseria, questo va proprio bene, mi sono divertito. Bene, stai certo che non piace neanche qui. Sentite, una Esatto. domanda strana, ma collaudate anche gli scooter? Purtroppo sì. No, il Ma discorso scooter mi vengono così. discorso particolare. Allora, parliamo chiaramente. Il collaudo e lo sviluppo di uno scooter non è paragonabile a quello di una moto, a quello che ti dà, Certo. però l'importanza che ha lo sviluppo di uno scooter e quanto fa guadagnare un'azienda la vendita di uno scooter è una cosa importantissima, quindi non devi assolutamente sottovalutarla questa cosa. Parlando di chi vuole cominciare a fare il collaudatore, tu non puoi guidare solo quello che ti piace a te, perché Esatto. fare uno sviluppo soltanto di quello che piace a te. No, non esiste questa cosa. Tu devi essere in grado di fare uno sviluppo centrato, mirato, anche di una cosa che non ti piace, anche di una cosa che non ti piace guidare. E Vabbè, devi ma essere in grado il T-Max lo vorrei avere anch'io un T-Max, di farlo. Certo, il T-Max, ma noi abbiamo sviluppato l'X-Max 250 e l'X-Max 400 e ti assicuro che quando noi abbiamo cominciato a sviluppare l'XMAS 250 in particolare ci è stato chiesto perché uno dei target era di cercare di fare uno scooter che fosse agile, maneggevole, divertente da guidare, con un'impostazione
tipo T-Max, no? E arrivando dal vecchio X-Max, che era comunque uno scooter che veniva utilizzato prevalentemente in città, e con una sella molto morbida, un assetto molto, molto più confortevole, abbiamo lavorare anche sul telaio, fare un telaio che avesse un certo tipo di rigidità, lavorare sulle sospensioni. Alla fine è venuto uno scooter, se devo essere sincero, che era divertente da guidare e bello, è stato comunque divertente fare lo bello, sviluppo di non, certo, non lo puoi paragonare allo sviluppo di un MT07 piuttosto che di un 36700 o di un Tenere 700, non è paragonabile, anche perché comunque uno scooter è uno scooter, parliamoci chiaro, rimane uno scooter. Se ti tocca, raga, ti tocca. Raga, purtroppo sei. Devo suonare devo suonare la campanella. Facciamo il secondo tempo, se vi va, tra qualche settimana. Quando arriva la Vodrei. Esatto. Bravo. Ci dici che la prova. La metto qua in ufficio. Affare fatto. Invitiamo anche Nicolò, che ha detto che tra poco gli arriverà la sua. Quindi intervistiamo Dante e Nicolò con voi, e così possono. Io devo dire che adesso che darò indietro il mio Tenere, sono felicissimo di due cose. La prima, che il concessionario mi ha fatto un trattamento impensabile, per cui queste moto non lo dico, ma tiene il Tenere, tiene il prezzo in maniera, cioè non ci ho rimesso niente, l'ho usata 3 anni e a momenti mi dà gli stessi soldi che l'ho pagata. Stai mandando in bancarotta i dealer. Cosa volevo dire? Sì, in 2 anni e mezzo me l'ero veramente vestita, mi ero fatto il tight tra la recluse, la centralina, e il mono e la cartuccia. Poi ecco la cosa, una delle tante cose, che questa moto si presta veramente a non so se c'è un'altra moto che ci sono così tante special parts che si possono comprare, dai telai per le borse ai paramotori. Guardate cosa ha fatto Mucci, no? Con quel paramotore splendido, Yamaha Tenere Atelier, che ha fatto anche lui delle cose, dalle pedane, cioè vengono fuori delle cose. E poi vabbè, ci si mettono dentro anche i cinesi, che hanno riempito di leve antirottura, cazzate varie, ce n'è tantissimo, fin troppo. Bene, così lavorano tutti. Esatto. Lavorano tutti. Allora, quindi lasciamoci con questo patto. Noi rimaniamo in linea, così ci facciamo i saluti tra di noi dopo. E comunque in 2 anni e mezzo la mia moto non ha avuto un problema. Guarda che quel motore lì è un motore indistruttibile. A livello di motore indistruttibile. Poi Luca. Ottobre o novembre ero in Sardegna, domenica, giro corto perché poi c'era il traghetto, guado uno dei ragazzi dietro di me, pluf, va giù, cioè l'acqua passava sopra, ok, e diciamo che è stata sotto 6 secondi, la tiriamo su, svuotiamo la cassetta del filtro, asciughiamo il filtro, l'alziamo, scarichiamo un po' d'acqua dalla marmitta, la mettiamo giù. Al secondo tentativo la moto è partita. Guarda, noi l'abbiamo sempre detto agli ingegneri giapponesi che hanno fatto lo sviluppo di quel motore lì, gli devono fare un monumento, perché hanno fatto veramente un gran bel lavoro. Proprio bello, sia il 900, perché anche il 900 è molto bello, ma il 700 ha fatto veramente un gran bel motore, proprio bello, sì, bello. Infatti davvero bravo.
Buono. Boh, Ragazzi, basta, io ho finito. Filippo, fai tu. No, purtroppo vi devo tagliare, ragazzi. Quindi No, Luca e Filippo, no. avete l'ultima parola, fate i saluti voi e poi rimaniamo in linea e Saluto ci salutiamo tra di noi. Fate voi l'ultimo saluto, ragazzi. tutti quelli che sono in collegamento. Poi immagino che ci sia qualcuno in azienda che non ho citato, che sta guardando queste cose. Quindi tutti i nostri amici del montaggio prototipi, li salutiamo tutti, Paolo, Luca, Alberto, sono fondamentali perché sono quelli che ci preparano le moto a noi, se no ci tocca montarcele noi, è seccante. Sei dimenticato Cioè, Marco. noi siamo fatti per guidarle, non siamo fatti per montarle. Voi siete piloti, voi siete piloti. Bisogna davvero essere contenti perché Quindi, non abbiamo mai un problema, non ci no, si smontano mai le ruote, non ci vengono via le pinze, quindi è positivo. tutta quella gente, tutto lo staff cioè tutti i colleghi di YMRI, ecco, via, non solo quelli che hanno collaborato con Tenere, tutti i colleghi, quindi se c'è qualcuno, ciao. Sì, ci sono, abbiamo visto nei commenti sotto colleghi che facevano commenti, quindi ciao a tutti. Si sono trattenuti bene, dai, ho visto. Ottimo, Sì. ottimo. Ok. Noi Dante, domani io devo intervistare Io Evelyn domani Tenere. parto, No, sono in lo so, tu vai in traghetto. Sardegna, però mandaci le foto dalla Sardegna al gruppo. E poi dobbiamo parlare di prossima settimana, Va che cosa bene. andremo a fare. Vediamo un attimo. Dovremmo avere. Abbiamo Mercandelli o Boano, insomma, delle cose. Esatti, sicuramente X Racing Claudio, avevamo parlato. Claudio, Berlato, Ok, finire la... vediamo Boano o Mercandelli, dipende da come ti metti d'accordo. Ok? Va bene. Grazie a tutti che ci avete seguito e buona serata. Grazie ancora, ragazzi.